Allora, noi siamo i Granos e siamo tornati con un nuovo video incredibile, Galeazzi, perché quando faccio Oddio cose, tutto quanto c'era, capito? Oggi ridicola. Siamo i Granos e siamo qui con un nuovo video di Voodoo Raider, oppure cosa preferiresti fare? Preferiresti essere Galeazzi o essere Darryl? Tu cosa preferiresti? Essere morto. Essere morto? Oh, grande! Incredibile, vero? Per esempio, il Dio tanto... Ah! Ma che hai detto? Non lo so. Vabbè. Vabbè, un esempio è: cosa preferiresti, vivere nell'universo di Star Wars o di Star Trek? Io preferirei essere Spock. Would you rather? Preferiresti non essere mai... Non indossare mai scarpe? Non essere mai capace di indossare scarpe o non essere capace di toccare qualcosa di rosso? Io voglio fare scarpe rosse. No, comunque, non lo so. Non indossare scarpe e non toccare qualcosa di rosso, perché... Cosa c'è di rosso di importante che si può toccare? A parte il cazzetto del cane? Sto schifo. No, non esistono banconote. Tipo questi qua non mi potrei mangiare. Banconote rosse non esistono. Questi non mi potrei mangiare, a meno che li prendo da qua. Non potresti toccare manco un cazzo da Roma, eh. Non vorrei toccare niente di rosso. No, comunque, no, non tocca niente di rosso, perché, cioè, alla fine è brutto che cammina scarsi, io. Vabbè, non scialla, so. È una domanda di merda, comunque. Vabbè, famo rosso. Rosso. Comunque. 63%. Preferiresti essere in un incidente d'auto dove sei mori solo te, oppure essere responsabile di un incidente dove muoiono 5 dei tuoi amici è migliori? La Madonna mia, la famiglia, e che cazzo. Vabbè, però è brutto, cioè. Però tu rimani vivo. No, a questo punto riesco a morire io. Cioè tu rimani vivo, però sei responsabile della morte di altre 5 persone. Mentre tu muori ma tutti il resto vivono. Io muoio, cioè, porco, ho fatto un genocidio, Cristo di Dio. Che cazzo, cioè, 5 tra i più, cioè, tra gli amici più vicini e la famiglia. Vabbè, quindi penso che tutti abbiano scelto questo. Sì. 90% contro 10. Tu. Preferiresti non sapere aprire le porte senza essere assistito, o preferisci non saper arrampicarti, cioè non saper salire le scale? È brutta questa. È forte però, cioè. Però è uguale, cioè, se ci pensi è la stessa cosa. Beh, forse è meglio le scale, perché no. Almeno, sì, perché almeno con le porte, se tu sai aprire le porte puoi entrare nei cosi da sotterra. Mentre se tu non sai salire le scale... Tu dentro casa tua non ci sali, pensala così. Capito, però posso sempre comprarmi una casa al piano terra. Cioè, mentre se io non so aprire la porta, non posso entrare in nessuna casa. Perfetto. Cioè, no, infatti è meglio le porte. Sai che taglio? Scusi, che no, voglio... immagina la scena. Tu stai davanti, tutti ti guardano, passano e dicono: perché questo sta qua davanti? Io aspettavo solo uno che mi apriva la porta. Non so aprire le porte. No, beh, io dico scale. Infatti vedi che comunque è una piccola parte che pensa. Vabbè. Pensa come me. Preferiresti mangiare un verme preso direttamente dalla terra, oppure prendere una mosca al volo? Snatch non è mosca comunque. Vabbè, un insetto al volo e mangiarlo in aria. Verme, più proteico. Diciamo questo, vediamo, sì. Chi c'è, chi. Come fai a mangiarti una mosca, regà? Mo perché c'è del schifo di vermi. Ma come, dai, si mette dentro al coso? Dentro al Campari, là. Dove cazzo si mette? Una mosca. A Sambuca. Allora, preferiresti vivere per essere... Ah, vivere per 120 anni ma non fare niente di importante, oppure vivere per 50 anni e essere riconosciuto perché hai fatto qualcosa di buono, comunque, qualcosa di importante? Allora, secondo me, perché hai cambiato il mondo, io preferirei la seconda, per sì. Come sono fatto io. Preferirei fare qualcosa comunque di buono invece che vivere 120 anni nell'anonimato, anche se comunque la cosa non mi dispiacerebbe. Vabbè, ma 120 anni te non piace. Però, che ne so, vive 50 anni. Vive 50 anni essendo stato il presidente degli Stati Uniti, per dire, che ne so. Preferirei, sarebbe molto più bello, più che altro più goduta come vita, no? Sì, tanto sai che muori a 50, fai tutto quello che cazzo vuoi fare. Io, secondo me, la pensano molti così. Infatti. Preferiresti giocare Minecraft in real life o Mario Kart in real life? Io dico Mario Kart, cioè. Mario Kart tutta la vita. Tutta vita Mario Kart, anche perché. Oh, però Minecraft lo sai che non sarebbe male. Cioè. Ma dai, ma stai sempre a costruire, almeno Mario Kart ti diverti, vai in giro, corri. Ho capito, ma cioè. Che taglio? Io posso cominciare a scavare. Sì, tipo io scavo qua. Capito? Oh! Po, diamante. Oh ragazzi, un cubo! Oh! Oh! Questo è carbone! Ho trovato il carbone, grandissimo! È vero! Che cosa triste! Guardate il carbone! Questo è carbone, regà! È lui, è un cubo di carbone! Aspetta, lo metto nella fornace! Vai! Si è stata temperatura qua dentro! Mario Kart, no, dai! Ma lo sai che pure Minecraft non sarebbe male, alla fine!
Beh, io dico Mario Kart, decido io. Grande. Da Damantio. Siete tutti. Ma lo sai perché? Perché a me Super Mario mi fa schifo a cazzo. Ma è bello, voi siete. Lanci le bucce di banana 1, dai, su, tipo Remy Gaillard. Dai, ma che stiamo a dire? Di che stiamo a parlare? Preferiresti salvare Abramo Lincoln o John Kennedy? John Fitzgerald Kennedy? Io dico Kennedy. Oh, 52 e 48, era... Era più amato Lincoln. Preferiresti andare nel paradiso o l'inferno oppure rinascere in una vita che non sai se sarà migliore o peggiore? Paradiso o inferno? Dipende però. No, non mi vede in culo, una vita basta. Io direi il paradiso per il clima. Inferno per la compagnia. No, secondo me sarebbe più figo rinascere, perché comunque secondo me alla fine te rompi il cazzo nel paradiso, infatti. Perché tutti hanno paura di non andare in paradiso, capito? È quella la cosa. Sì, vabbè, ma non mi frega un cazzo, però. È quella la domanda. Dici, andrò in paradiso? Forse all'inferno, vabbè, meglio rinascere, guarda, pure se divento un barbone nella vita prossima. Anche via merda, però, scusa. Allora, preferiresti ascoltare per 5 ore di fila la Macarena o il mambo, quello lì tipo mambo italiano? No. Hey, mambo. O tipo mambo. Il mambo per 5 ore? Il mambo. Cioè, io ogni volta mi sento, Macarena, Macarena. Però, mambo, mambo. Macarena è dura, è meglio però ormai. Raga, qui è un po' come Charmander, Bulbasaur, Squirtle. Mambo. Lo vedi? È proprio perché è fastidiosa la Macarena. Minda Macarena. L'ultima. Preferiresti riuscire a correre 40 miglia in un'ora allora oppure avere una macchina? La prima. Non c'ha poco senso la seconda. Cioè, anche perché così non devi pagare, fai tutto gratis. Ma no, più che altro se corri 40 miglia all'ora, sai quanti cazzo di soldi fai come centometrista, porca puttana. Vabbè, comunque cioè puoi mettere. Fa come cazzo, fuori sgampo, cioè. Sì, ma a parte quello, cioè, ma proprio i soldi. Cioè, va a consegnare le pizze a fette invece che Infatti non c'è stato dubbio. Ma poi cosa vero, regà? Cioè, just it. No, vabbè, ma se possono creare certi mestieri assurdi, tipo, che ne so, come fa... Cazzo. No, vabbè, puoi fare tante cose in realtà. Però qualcosa puoi fare. Comunque, niente, questa era l'ultima domanda di oggi. E noi siamo forti perché noi correremo e faremo, ci inventeremo un mestiere. Sì. Ma per oggi rimarremo youtuber fallì. Perciò, ragazzi, se questo video vi è piaciuto, arriviamo a 50.000 like. Sì, sì. Diviso 10. Quindi arriviamo a 5.000 like. E niente, noi ci becchiamo come sempre al prossimo video. Da grazie. Ciao.